Ciao ragazzi, sono Volscente e oggi giochiamo Soul Zero Mars Colonization, il nuovo gioco di colonizzazione del pianeta Marte, che è uscito su Steam ed è possibile comprarlo già da ora. Prima di tutto ringrazio i programmatori per avermi fornito la chiave. Questo video introduttivo vi farà capire un po' come funziona il gioco in modo tale da decidere con la vostra bella testa se vale i vostri amati soldini o meno. Prima di tutto si dovrebbe fare il tutorial, ma ci spiega veramente le basi, come costruire, come muoversi, eccetera eccetera, ma noi sceglieremo una bella mappa. Ho già giocato un pochettino il gioco per cercare di capirci qualcosa e quindi sceglieremo New. Questi sono i livelli di difficoltà. Fondamentalmente si può scegliere se avere più o meno meteoriti che ci cadono sopra la capoccia o tempeste di sabbia. Mettiamo normal e siamo qua con la prima schermata. Sorpresa, non siamo su Marte, stiamo andando su Marte. Sulla destra vedete questo riquadro che ci spiega come poter caricare il razzo. All'inizio, in genere, nella realtà, non si manda mai un uomo su un pianeta o da qualche parte, si mandano prima i macchinari. Visto e considerato che sulla sinistra si può vedere, si può scegliere manualmente cosa inviare, ma può essere un pochettino confusionario all'inizio, qua ci consigliano dei vari metodi per riempire il nostro razzo: mandare il rover che scandaglierà la superficie marziana, mandare delle risorse che verranno usate per costruire, del cibo e dell'acqua che poi verranno usate in seguito dai coloni che arriveranno, oppure fare da noi, che è quello che faremo. Manderemo prima un bel rover perché ci piace e bisogna, è importantissimo riuscire a capire come è combinato il pianeta. Manderemo un po' di cibo, 140, manderemo qualche bel litrino d'acqua, anzi va bene così, e manderemo quante più provvigioni, cose per costruire possibili. Ok, abbiamo riempito i nostri 7000 kg a disposizione e lanciamo il nostro razzo sperando che non esploda, perché poco fa quando ho fatto mi ha fatto cagare in mano. Che ci possiamo fare, ragazzi? Mi sa che forse sto invecchiando. Ricordate di lasciare un bel mi piace, ragazzi, per sostenere questa serie, non nel senso questa serie, queste piccole recensioni di videogioco, e insomma aiutare così anche il canale. Questa è la mappa che possiamo zoomare sia ravvicinato che da lontano, e possiamo scegliere dove far, insomma, cadere il primo razzo con la nostra prima spedizione. E noi scegliamo qua. All'inizio non abbiamo da preoccuparci del cibo perché abbiamo solamente questo roverino. La mappa, cliccando in questo modo, farà apparire una griglia che è la griglia delle risorse, che ora vedremo come funzionerà. Il rover bisognerà mettere in modalità esplora e bisognerà dare un percorso al rover da fare in modo tale che ci segnalerà tutte le risorse che ci sono in zona e noi sapremo dove costruire ad esempio i pozzi per raccogliere l'acqua, oppure anche per raccogliere il metano, i vari minerali, eccetera eccetera. Noi facciamo di fare questo percorso così un pochettino bizzarro, che comunque dovrebbe essere sufficiente per farvi capire come si trovano le cose. Al momento ha trovato dei minerali e sappiamo che qui, insomma, si potranno estrarre. Ha trovato pure il gypsum, che devo vedermi che caspita è, sembrano dei cristalli comunque a giudicare dalle icone qua a destra. Poi ci sarà l'argilla e ci sarà il metano. Tenete presente che ogni volta che si arriva a circa 120-130 giorni si rimanderà un nuovo razzo qua con altre risorse, ma che anche questi razzi così possono essere rispediti sulla Terra. Però bisogna avere acqua e bisogna avere gas metano. Per tale motivo il gas metano e l'acqua sono importantissimi. Ma continuiamo qua le esplorazioni e cerchiamo di far andare la velocità a 2x, la velocità dei giorni, in modo tale da accelerare il prossimo lancio. Ricordiamoci che abbiamo abbastanza cibo, molto più cibo che abbastanza cibo, abbastanza acqua. Qua 160 litri d'acqua, 160 kg di cibo. Non stiamo producendo elettricità
e non abbiamo neanche una persona su questo pianeta. Per ora il pianeta è abbandonato. In questa finestra che può essere chiusa ci dice quello che sta succedendo, ci dice quando ci sono tempeste di sabbia, ci dice quando cadono i meteoriti e così via. La grafica del gioco, ragazzi, non è niente di super mega galattico, però è abbastanza carina. Vedete il roverino così che fa ciu 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 e controlla quello che c'è in giro. Non mi dispiace. Tra l'altro dovrebbe girare anche sui computer meno potenti, questo nel caso vi interessasse per un possibile acquisto. A differenza di Planet Base, vi posso dire che le strutture possono essere distrutte se collocate male e in modo un po' più facile. Per chi non avesse visto la mia serie su Planet Base, che se andasse a guardare perché è una serie fighissima e sono sicuro che vi piacerà. E questo gioco ha anche quell'aspetto che Planet Base non ha del mandare i razzi e poter pianificare pure le scorte. Insomma, punta un po' più al realismo. Dipende da quello che vi piace, potreste andare per questo gioco oppure per Planet Base. Vi consiglio di guardarvi un pochettino tutti i video dei vari giochi su internet. Io ce l'ho sul mio canale, ma ci saranno sicuramente anche altri youtuber che ne hanno fatti più di me. Nel frattempo ci stiamo apprestando ad arrivare al giorno 75. Abbiamo scoperto un pochettino di risorse, però il metano credo che sia qua sotto e ancora dovremmo andare a dare un'occhiata più approfondita. Perché sì. Ci serve tanto. Facciamolo muovere a mano questo roverino. Guardiamo. Ok, qua c'è ancora più acqua. Noi gli diciamo a mano dove andare, perché questo metano qua non è che mi dispiaccia assolutamente. Vediamo se riusciamo a prenderlo, perché vi posso garantire che la superficie del pianeta dopo un po' di tempo si riempie di tutte queste capsule se non cominciamo a rispedirle, e quindi lo spazio nel quale costruire una colonia diventa molto di meno. E questa zona è interessantissima per noi. Nei crateri ovviamente non si può vedere, però già è ottimo che abbia scoperto quello che ha scoperto. Rimettiamo le modalità root, facciamogli controllare per bene questa zona qua e questa di qua, perché dobbiamo vedere dove far atterrare pure la prossima astronavina. Ci stiamo apprestando ad arrivare ai 100 giorni e muoviamo questo roverino quanto meglio possibile, sperando che non si intrippi o che non mi cada in qualche posto o che non mi cada in depressione per solitudine. È l'unica cosa che insomma animata sul pianeta Marte al momento. Ecco qua, e ritornasse a casa subito dopo. Qua questa route è un po' complessa, ma speriamo che la segua. Siamo arrivati a 113 giorni, e non vedo l'ora di farvi vedere il prossimo lancio con un qualcuno a bordo e come costruire le prime strutture e quali sono le prime strutture da costruire. Vi interesserà parecchio, perché se si sbaglia qualcosa si muore. È bellissimo questo gioco. È disponibile il prossimo lancio e noi andiamo a farlo, si spera subito. Eccoci qua, mettiamo un omino, mettiamo qualche cassetta in più, mettiamo un po' più di acqua, mettiamo un bei 100 litri d'acqua, mettiamo qualche chiletto di cibo che insomma male non fa, e direi di costruire anche, arriva a 7000 kg, e di lanciare questo mino che dovrà farsi il culo per mettere su una base. Non abbiamo messo noi il robottino che trasporta le casse, che aiuta tantissimo, perché quando si costruiscono le strutture più grandi lui porta un sacco di materiali e la struttura si costruisce quasi immediatamente, altrimenti dovremmo fare avanti e indietro con questo astronauta, che comunque però ci farà da schiavo. Scegliamo dove fare atterrare il nostro astronauto schiavo e scegliamo di farlo atterrare qua.
molto velocemente. Ripassiamo alla modalità griglia. Vedete, sarebbe stato un grosso errore piazzare dei corridoi o delle cose lì. Facciamo scendere l'astronauta e vedete che l'acqua comincerà qua a scendere molto velocemente. Ma cominciamo a costruire. Quello che possiamo cominciare a costruire qua, ad esempio, che non sembra esserci niente, è un bel pannello solare. Lui andrà a prendersi le belle risorse e comincerà a costruire il suo bel pannello solare. Dai, vai a prendere le altre risorse e costruiscici il pannello. Ecco qua, così da generare elettricità. Costruito, ora dovremmo cominciare fra poco a produrre qualche kilowatt di elettricità e cominciamo a costruire una bella hall. Questa hall ci servirà, spostando con il tab, pure scegliamo la direzione con la freccetta nera in cui vogliamo costruirla. Possiamo anche demolirla, ma non lo consiglio. Questa di qua è un corridoio che permette di collegare un paio di strutture. Abbiamo una serie di priorità: non morire di fame e non morire di sete. Quindi cominciamo a costruire qua, con la attaccata alla hall, una greenhouse che ci consentirà di produrre delle verdure e quant'altro per cominciare a sfamare il nostro tizio. Dobbiamo forse bloccare la greenhouse all'inizio, perché non dobbiamo dimenticarci di creare un generatore di ossigeno. Mettiamo il generatore di ossigeno, se no ci moriranno tutte quante le piantine. Sta scendendo l'acqua in maniera abbastanza cattiva. Corri, 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 corri qua. Come siamo messi a risorse? Non ce ne sono più? Ne abbiamo ancora qualcuna? Mi sembra che forse abbiamo finite. No, ne abbiamo 6. Benissimo, vai alla greenhouse. E nel frattempo controlliamo anche il nostro rover, che sembra non scoprire niente di particolare per il momento, ma anche sapere, come ho detto, dove poter costruire tutto è una cosa che aiuta tantissimo. Riportiamo il nostro astronautino a raccogliere quello che deve e continuiamo con la nostra avventura. Ecco qua, finiamoci la greenhouse e poi costruiremo una stanza per il personale. Qua dice che il rover ha scoperto del ghiaccio, quindi sarà un posto interessante dove forse mettere un pozzo, anche se ce n'è uno molto più vicino qua. L'astronautina sembra andare da solo a raccogliere, a prendere le cose dalla capsula, il Mars Lander chiamato. Però, ecco, è da andare forse a costruire. Vediamo se lo sta facendo. No, ce lo mandiamo noi. A volte lo fa da solo, a volte un po' si blocca. Quindi questo è da tenere a mente. Non è niente di difficile, di troppo fastidioso. Si può anche selezionare così. Però sarebbe meglio se questo problema non ci fosse, a dir la verità. Ora quello che facciamo noi è aprire. Dobbiamo aprire una delle porte per far passare l'ossigeno. Ora che c'è l'ossigeno si dovrebbe cominciare a poter fare dell'altro. Costruiamo un habitat, che sarebbe lo spazio per le persone. Lo incolliamo qua. È l'habitat che comincerà molto probabilmente a essere fatto al più presto possibile. Abbiamo solamente altre due casse, il rover sta arrivando dal suo giro e i giorni passano. Abbiamo un conto alla rovescia per l'acqua, che è essenziale, perché appena finisce, ragazzi, gli astronauti crepano velocemente, non perdonano. State tranquilli. Cancelliamo nel frattempo questa route e facciamo una nuova route. Facciamolo girare così e scopriamo un po' cosa c'è qua. Cosa è successo? Continuiamo la nostra route. Deve vedere cosa c'è in quest'area, poi passare possibilmente da qua e andare verso di là. Vedete, funziona quando io non lo tocco con il mouse, va a fare tutto da solo. E facciamolo bloccare qua. Vediamo se si va a costruire il tutto. Sì, se è deselezionato lavora bene. Ora qua abbiamo più casse? No.
facciamolo andare qua a prendersi la cassa, e nel frattempo apriamo pure l'altra porta in modo tale che ci sia dell'ossigeno anche nell'habitat che serve per queste persone. Non c'è abbastanza elettricità, possiamo costruire un altro pannello solare qua proprio vicino. Abbiamo 8 casse. Ok, build un bel solar panel, lo costruiamo qua in modo tale da avere subito elettricità abbastante per sostenere la colonia. Siamo a meno 2. Dai, benissimo, raccogli, abbiamo 4 kW e ora la nostra priorità è andare a creare un bel pozzo d'acqua. Raccogliamoci l'acqua, corri subito qua, e poi abbiamo pure il metano da poter raccogliere. Dai, astronautino, corri, c'è un altro lancio disponibile, però ci serve dell'acqua. Vediamo se riusciamo a farcela prima che ci costringa a fare il lancio, anche se proprio non credo. Nel frattempo selezioniamo noi il nostro bel roveruccio, che sta facendo quello che sta facendo. Astronauto, corri qua, mamma mia, fra un pochettino mi sa che questo astronauta lo troveremo morto, perché ha solamente 97 litri d'acqua e noi dovremmo fare un altro bel lancio, dovremmo tornare qua il prima possibile. Dai, che il cibo lo stai producendo. Vai qua, veloce, prendi questa cassa e vai a costruire. Dai, corri, prima del lancio, prima che ci catapulti sul lancio. Veloce, faccela, veloce, gioia, che ci serve il pozzo con l'acqua. Dai, siamo quasi lì, vediamo se ce la fa con solamente 2 cose di casse. Sì, abbiamo costruito, dovremmo cominciare ad avere molto presto dell'acqua. Ragazzi, credo di aver assicurato la sussistenza, la sopravvivenza di questo astronautino. E penso che per questo video sia tutto. Vi ho dato una piccola panoramica del gioco. Siamo riusciti ad atterrare. Dovremo cominciare a costruire dei produttori di metano per rimandare questi razzi in giro. Possiamo lanciare un altro razzo, ma comunque questo sarà materiale per un eventuale altro video. Pollice in alto per sostenere questa serie di video, ragazzi, queste piccole recensioni, prime impressioni, per sostenere me, la serie ed il canale. Grazie, alla prossima, ciao!